Siamo qui all'Istituto di Cristo Re a Messina, un istituto dei padri rogazionisti, all'interno del nostro seminario, o meglio centro di orientamento vocazionale. Un luogo per i ragazzi, per i giovani, che vivono un'esperienza insieme a noi per comprendere qual è la loro vocazione, qual è la loro strada che li porta alla felicità, qualunque essa sia, il sacerdozio, la vita familiare, e condividono con noi questo cammino. Nel nostro seminario ospitiamo ragazzi sia adolescenti, quindi di scuole superiori, che frequentano le scuole superiori, ma anche giovani. E condividono con noi il cammino vivendo insieme, soprattutto dalla domenica sera al venerdì, giusto i giorni diciamo quando c'è scuola. E il loro tempo è principalmente occupato dallo studio, come giusto che sia. C'è chi frequenta il liceo classico, chi frequenta l'istituto professionale, l'alberghiero, quindi la mattina vanno a scuola e il pomeriggio studiano. Ma questa esperienza di vita è arricchita dallo stare insieme anzitutto, e condividendo intanto la Santa Messa, la preghiera, ma anche lo sport e il divertimento. Io vengo da Bari, diciamo sono 3 anni che sono qui a Messina in seminario. Alla base di questa scelta c'è sicuramente il desiderio profondo di scoprire cosa il Signore voglia della mia vita, in modo particolare anche il desiderio di donarmi agli altri. E a Cristo Re mi trovo molto bene perché diciamo siamo un'allegra combriccola, perché oltre me e un altro ragazzo più grande ci sono anche 7 ragazzi minori che diciamo ci danno quella gioia e entusiasmo dei, diciamo, dei più piccoli. E poi anche siamo tanti e ognuno ha le proprie capacità, le proprie caratteristiche, siamo come una grande famiglia. L'arrivo a Messina è stato più disastroso, diciamo, perché inizialmente mi dovevo abituare a una città nuova, a nuovi modi di fare e a nuovi modi di vivere, però è molto bella, soprattutto diciamo il paesaggio naturalistico è molto bello. Ho scelto di fare questo cammino per capire quale fosse la mia vocazione. Sono di Napoli. Sono venuto qui a Cristo Re perché ho conosciuto il posto grazie ai campi scuola che ho fatto qui e mi è piaciuto molto. Diciamo, curiosità, volevo cominciare, già venivo ai weekend, mi è piaciuto, quindi ho deciso di cominciare. I miei genitori sono dello Sri Lanka, ho molti amici, sono qua da quando ho 5 anni, quindi parlo bene l'italiano. La cosa che mi piace del seminario è la vita fraterna, è che alcune sere facciamo musica con Padre Lucio, chitarra, alcuni fanno anche pianoforte. Giochiamo a calcio. I ragazzi che vivono con noi questa esperienza di cammino vivono insieme a noi e quindi condividono tra di loro ragazzi la stanza. La giornata tipo prevede che 6:30 suona la sveglia, alle 7 ci sono insieme le preghiere delle lodi e poi la colazione. Dopodiché ognuno va a scuola, nelle varie scuole che loro frequentano. Si rientra per il pranzo e poi c'è tempo libero, qualche altra attività, e alle 16 abitualmente comincia il tempo dello studio che condividono insieme, oppure anche tra di loro si aiutano per fare i compiti per casa. Alle 19:15 celebriamo insieme la messa, alle 20 la cena e 3 volte a settimana abitualmente dopo cena giochiamo a pallone insieme, facciamo un po' di sport. È un'esperienza che forma anzitutto la persona, la forma a livello umano e anche a livello spirituale, come giusto che sia, e poi pian piano aiuta a comprendere qual è la propria strada, qualunque essa sia. Noi come famiglia rogazionista, con questo impegno di pregare per le vocazioni, ci mettiamo a servizio della Chiesa proprio per questo scopo, comprendere la propria vocazione. Ti forma come persona stare qua? Il seminario non è, come a volte ci dice giustamente Padre Claudio, un pretificio, ma è un luogo dove si cresce, si matura e vengono date a tutti le opportunità per comprendere al meglio come vive nel mondo, come essere dei buoni cittadini e dei buoni cristiani.